cose sono le macchine elettriche. Che cos'è una macchina elettrica? Sostanzialmente, non so, diciamo, domanda, chi è che viene dal liceo? Pensate alla mano, io venivo dal liceo, non capito niente, gli studi tecnici? Ok. Allora, quelli che vengono dagli studi tecnici azzerassero le loro convinzioni, perché magari l'avete fatto in maniera splendida, però spesso diciamo è come uno che impara ad andare in bicicletta un po' storto, no? Meglio imparare a cominciare quasi da zero. È un suggerimento che vi do, così come il suggerimento che do a quelli che vengono dal liceo scientifico, quando fanno analisi, anche lì imparare da zero, perché altrimenti si rischia in qualche modo di prendere atteggiamenti non corretti. Allora, che cos'è una macchina elettrica? Sostanzialmente una macchina elettrica la possiamo vedere come un dispositivo, una sorta di black box, che riceve energia in ingresso, fornisce energia in uscita, chiamiamola economia, quindi economia energia in ingresso, economia energia in uscita, e almeno una delle due forme di energia si presenta sotto forma elettrica. Quindi o l'energia di ingresso, o l'energia di uscita, o entrambe sono di natura elettrica. È evidente che a fare una sorta di mini classificazione. Se la Econi è di natura elettrica e la Econ U è di natura meccanica, allora in questo caso abbiamo un motore. Viceversa, se la Econi è di natura meccanica, l'energia in ingresso è di natura meccanica e quella in uscita è di natura elettrica, allora è il caso di un generatore. Potremmo anche avere la conversione di energia elettrica in energia chimica o di energia chimica in energia elettrica. Ecco, in caso, diciamo, se volessimo essere completamente generali, nel caso dell'elettrolisi, o quant'altro, o diciamo del processo inverso. Poi ovviamente abbiamo il caso in cui sia l'energia elettrica, sia l'energia in ingresso che l'energia in uscita sono di natura elettrica, ed è questo il caso, per esempio, dei trasformatori, iniziamo a studiare oggi, o più in generale di quelli che vengono definiti convertitori statici di energia elettrica. Statici perché non c'è nulla che ruota, perché ovviamente soprattutto nel passato, oggi non si studiano più perché altrimenti non ci sarebbe spazio per fare quello che attualmente viene utilizzato e che serve nel mondo del lavoro, però nel passato si utilizzavano anche dei convertitori ruotanti, sono molto interessanti da studiare perché sono la dimostrazione di come il genere umano può in qualche modo risolvere problemi concreti. Quindi trasformatori o convertitori statici di energia elettrica, e in genere si tengono separati. Anche il trasformatore è un convertitore statico di energia elettrica. Sostanzialmente il trasformatore cosa realizza? Il trasformatore modifica i parametri caratteristici dell'energia. Quali sono i parametri caratteristici dell'energia? I parametri caratteristici dell'energia sono la tensione e la corrente. Quindi sostanzialmente un trasformatore riceve energia elettrica in ingresso, fornisce energia elettrica in uscita, quindi sia economica che comunque sono di natura elettrica. Qui abbiamo una tensione in ingresso e una corrente in ingresso, e in uscita avremo una tensione in uscita e una corrente in uscita, ovviamente modificate per utilizzare il trasformatore per gli scopi, adesso daremo un accenno, per i quali viene realizzato. Vi faccio notare che in questo caso la frequenza di ingresso e la frequenza di uscita non vengono toccate, quindi la frequenza di ingresso è uguale alla frequenza di uscita. Naturalmente, se per esempio dicono, poiché diciamo questo dispositivo non aggiunge, non introduce, non genera ulteriore energia, in prima battuta siamo in alternata, c'è anche cose in fila, però diciamo il prodotto dicono e il prodotto dicono devono essere più o meno uguali, perché diciamo potenza in ingresso e potenza in uscita, almeno delle perdite, devono essere identici.
Nel caso in cui la frequenza sia nulla, quindi se fossimo in continua, è possibile realizzare la conversione di energia elettrica in energia elettrica con i parametri modificati, insieme ai parametri modificati, ricorrendo però non a un dispositivo elettromagnetico, qual è quello che iniziamo a studiare oggi, che è ampiamente diffuso, ma si utilizzano invece dei dispositivi elettronici, semiconduttori. Chiaramente si tratta di semiconduttori di potenza, per distinguerli dai semiconduttori, per esempio i transistor che pure diciamo i circuiti integrati che stanno nei vostri telefoni, in questa telecamera, o no, qualunque apparecchio, per esempio radio, invece sono dispositivi elettronici di segnale, cioè lì parliamo di frazioni di ampere. Nel nostro caso, quando ci troviamo di fronte a dei convertitori, possiamo arrivare anche a tensioni che sono dell'ordine di migliaia di volte, correnti che sono dell'ordine di migliaia di ampere. Okay. Però questa parte viene studiata nel corso di conversione statica di energia, tutta la parte di elettronica di potenza, comunque sulla macchina. Così come è possibile avere un dispositivo che trasforma l'energia elettrica in energia elettrica modificando anche la frequenza. In questo caso si parla di convertitore statico di frequenza, anche lì si utilizzano dei componenti elettronici, dispositivi elettronici di potenza. Sostanzialmente, come vedete, sono dispositivi utilizzati come interruttori, quindi che possono quindi lavorare nello stato on/off, comandati da un segnale elettrico. Allora, veniamo al nostro trasformatore, vediamo qual è la struttura generale. Ci avvicineremo, partiremo diciamo da una struttura ideale, poi mano a mano rimuoveremo le ipotesi semplificative introdotte per arrivare al funzionamento reale del trasformatore. Ah, scusate, l'utilizzo del trasformatore, bene che probabilmente pure per finalizzare meglio. A che serve un trasformatore? Modifica i parametri dell'energia elettrica. Perché l'energia elettrica è così diffusa? Perché è così importante? Perché si studia? Perché se andate a fare una ricerca in internet e scrivete elettrica all'incirca, trovate credo, milioni di siti che si occupano di questo. Magari l'università italiana c'è una migliore attenzione, però insomma se andate a vedere l'università straniera è uno, normalmente è uno degli argomenti dei topic più. La risposta più semplice e forse la più vicina al vero è che l'energia elettrica è facilmente maneggiabile, la posso trasportare facilmente. Se per esempio volessi trasportare energia chimica, le batterie, no? Cioè, devo mettere su un tiro e spostarlo da una parte all'altra. Se voglio trasportare energia meccanica, devo usare degli ingranaggi, delle fuleggi, delle cinghie. Fin dove posso arrivare? Immaginate. Se invece voglio coprire distanze di chilometri, bastano dei fili di rame e faccio, diciamo, trasferisco energia elettrica da un punto all'altro della superficie terrestre. Normalmente questa energia elettrica viene. Chiaramente, perché l'energia non si crea da nulla. Quindi abbiamo un motore primo, che potrebbe essere che è un motore meccanico. Immaginate per esempio un motore a combustione interna, un gruppo diesel, ma potrebbe essere anche una sorgente di energia chimica che alimenta, che muove un generatore. E il generatore, qui facciamo uno schema unifilare semplificato, il generatore genera energia elettrica a tensioni che sono dell'ordine di pochi kilowatt, diciamo centinaia di volt o di kilowatt, quindi genera sostanzialmente energia elettrica in media tensione. Media tensione sarà fino a 10.000-20.000 volt, d'accordo? Ora però se io devo trasportare questa energia, è conveniente trasformare questa energia, questo è il simbolo del trasformatore, da media tensione in alta tensione, conviene quindi trasferirla, farla viaggiare in alta tensione, soprattutto quando devo fare coprire grosse distanze. Perché? Perché si può? Perché ovviamente se alzo la tensione la corrente che fa? Diminuisce. Se diminuisce la corrente diminuiscono le perdite che inevitabilmente sono associate al trasporto dell'energia elettrica, perché i fili per quanto li posso fare di sezione grande comunque hanno una resistenza. Poi ovviamente incide anche la reattanza, tutti le capacitive, ma insomma, comunque ci sono delle perdite associate alla circolazione di corrente nella linea elettrica. Quindi io la trasporto in alta tensione,
Quando sono arrivato più o meno alle parti dove deve essere utilizzata, realizzo di nuovo la conversione da alta tensione a media tensione. Quindi vedete, c'è bisogno di un trasformatore qui, c'è bisogno di un trasformatore qui, e poi ovviamente a quel punto distribuisco, avrò dei trasformatori da media tensione a bassa tensione. Dunque abbiamo detto che la media tensione arriva fino a 20 kV, l'alta tensione possiamo arrivare, ci sono linee che trasferiscono energia a 250.000 volt. C'è una linea addirittura in Siberia che è stata realizzata, credo, verso la fine del Novecento, siamo stati una ventina d'anni fa, che va a 1.200.000 volt. Quindi capite bene, insomma, che l'importanza di avere dei dispositivi di trasformazione. Quindi qui abbiamo invece una trasformazione da media tensione a bassa tensione, quindi trasformiamo l'energia elettrica portando il valore della tensione a un valore compatibile con quello che è richiesto dagli utilizzatori. Chiaramente possiamo avere degli utilizzatori, diciamo, chiamiamolo così, civili, l'abitazione, ognuno di noi. Possiamo avere, diciamo, poi invece usi industriali. Bene, quando diciamo usi industriali possiamo andare o direttamente in bassa tensione, oppure potremmo in questo caso alimentare lo stabilimento direttamente in media tensione. Per esempio lo stabilimento FCA che c'è qui e riceve l'energia elettrica in media tensione, la riceve quindi da 10.000 volte a 20.000 volte, e poi credo che al suo interno per qualcosa come 6 cabine di trasformazione, cioè la trasformazione media tensione e bassa tensione avviene a carico dell'utente, cioè la tariffazione dell'energia elettrica per queste grosse utenze avviene in media tensione, ok? E poi diciamo al loro interno, in funzione di quelli che sono gli utilizzi necessari, hanno una cabina nella quale, quella chiamata cabina di trasformazione, viene realizzata la conversione da media tensione a bassa tensione, perché naturalmente in questi stabilimenti ci possono essere dei carichi che lavorano direttamente in media tensione, cioè motori elettrici che vengono alimentati direttamente in media tensione, così come ci possono essere, così come sicuramente ci saranno, pensate per esempio all'impianto di illuminazione, dei carichi che vengono alimentati in bassa tensione. Quindi comunque è necessaria anche all'interno dello stabilimento una trasformazione media bassa tensione, però alcune utenze sono collegate direttamente in bassa tensione. Quindi come vedete i trasformatori servono ed è un mercato che è ancora abbastanza significativo. In Italia prima ce n'erano di più, ma adesso ancora oggi abbiamo dei costruttori di trasformatori che hanno anche una valida presenza internazionale. La provincia di Caserta per esempio ce n'è più grande. Allora, come è fatto un trasformatore? Vediamo il principio di funzionamento. Ma immaginiamo di avere una struttura di questo tipo, poi vedremo che nella realtà poi è un po' diversa, ok? Quindi una sorta di, adesso io l'ho fatta la sezione, voi immaginatelo in qualche modo in profondità, non appesantiamo l'esempio. Quindi questo lo chiamiamo nucleo, su questo nucleo disponiamo due avvolgimenti. Allora, questo abbiamo detto che si chiama nucleo, questa parte qui del nucleo si chiama gioco, e questa parte qui invece del nucleo si chiama colonna. Così cominciamo anche ad avere un po' di termologia. Questo è il nucleo. Quindi qui abbiamo due colonne. Due colonne e due giochi. Sulle colonne disponiamo gli avvolgimenti. Quindi un avvolgimento su una colonna e un avvolgimento. Chiamiamo V con 1 la tensione applicata al primo avvolgimento, V con 1 la corrente del tratto. Assumiamo un verso a tempi tratti. Qui abbiamo V con 2 la tensione applicata al secondo avvolgimento, V con 2. Immaginiamo che questo avvolgimento abbia in V con 1 spire, tutte identiche, e l'altro avvolgimento in V con 2. Il primo avvolgimento si chiama avvolgimento primario e avvolgimento secondario. D'accordo?
Allora, supponiamo, in prima battuta, che questi avvolgimenti siano ideali. Quindi supponiamo che siano privi di resistenza, inoltre facciamo l'ipotesi che il nostro nucleo di fatto rappresenta un tubo di flusso, cioè che il campo magnetico, che è evidente che quando vado ad alimentare l'avvolgimento circola una corrente di questo avvolgimento, questa corrente creerà un campo magnetico, a questo campo magnetico è associato un vettore di induzione magnetica e quindi un flusso, e immaginiamo che il campo magnetico si sviluppi esclusivamente all'interno del nucleo, quindi che il nucleo sia un tubo di flusso caratterizzato da un flusso finomagnetico. Okay? È evidente che questa ipotesi è tanto più vera, se ricordate l'elettromagnetica, quanto più alta è la permeabilità di questo materiale rispetto al vuoto, no? Rispetto all'aria che lo circonda. Addirittura se la permeabilità fosse infinita, questa ipotesi è corretta, cioè le linee di flusso si sviluppano esclusivamente all'interno del nucleo. Quindi andiamoci a scrivere secondo il principio di Kirchhoff, per esempio per l'avvolgimento primario, e quindi scriverò che V con 1, 2 con 1, è uguale a 0, è uguale a 0 perché non ci sono cadute resistive. Analogamente scriverò sul secondario che V con 2, 2 con 1, è uguale a 0. Dove E con 1, per la ben nota legge di Faraday-Newman, è meno in E con 1 la derivata di Figonelli rispetto al tempo. Per dire che E con 1, scusate, forse facciamo due passaggi per vedere che è più comprensibile. E con 1 è la derivata di Figon 1 rispetto al tempo, dove Figon 1 è il flusso concatenato con la congiunzione U, d'accordo? Se φ con m è il flusso di mutua, cioè il flusso, scusate, che interessa questo tubo di flusso, che interessa il nucleo, chiaramente φ con 1 sarà uguale a m con 1 volte φ con m, perché tutte le spire concatenano lo stesso flusso φ con m. Quindi la mia forza elettromotrice indotta nell'avvolgimento primario sarà pari a meno m1 per la derivata di φ con m rispetto al tempo. D'altra parte però il flusso φ con m, il PCM non è stato messo a caso, è stato indicato il flusso di mutua. È un flusso di mutua perché? Perché si concatena anche con l'altro avvolgimento, con l'avvolgimento secondario. Quindi per l'avvolgimento secondario scriverò che è con 1 è uguale a meno la derivata rispetto al tempo del flusso totale che si concatena con l'avvolgimento 2, e quindi sarà uguale a meno n con 2 per la derivata di φ con m su di m. E quindi a questo punto scriverò che V con 1 è uguale a L1 del filamento su DT, V con 2 uguale a L con 2 del filamento su DT, e quindi da qui viene fuori che il rapporto V con 1 su V con 2 è uguale al rapporto V con 1 su V con 2 è uguale a L1. Allora, il rapporto E con 1 su E con 2, il rapporto fra le forze elettromotrici indotte nell'avvolgimento, questo è sempre valido, non dipende dall'ipotesi di assenza di valore nullo della resistenza di quell'avvolgimento, è sempre uguale al rapporto tra il numero di spiro, questo si chiama rapporto di trasformazione, d'accordo? Ma la cosa interessante è che questo rapporto è uguale al rapporto fra le tensioni. Questo che significa? Significa che se per esempio N2 è 10 volte N1, voi al secondario vi trovate una tensione 10 volte più grande. Ok? Stiamo facendo quello che avevamo promesso avremmo fatto. Abbiamo detto che il trasformatore modifica i parametri dell'energia elettrica e quindi modifica il valore della tensione.
Anche per quanto riguarda la corrente, beh, per quanto riguarda la corrente possiamo procedere in due modi. Una prima maniera, se immaginiamo che il nostro trasformatore, come abbiamo ipotizzato, è più di verde, è evidente che il prodotto di comune, stando quest'ante deve essere uguale a di comune 2 di comune 2. E quindi almeno il modulo di comune su di comune è uguale a di comune 2 su di comune 1. E quindi il nostro rapporto N1 su N2 è anche uguale al rapporto inverso tra le correnti. Quindi da una parte alzo, per esempio torniamo all'esempio di prima, di immaginare un numero di spire secondarie 10 volte il numero di spire primarie, nel momento in cui alzo la tensione 10 volte rispetto a quella applicata all'avvolgimento primario, la corrente scende 10 volte e quindi tutto ciò funziona anche dal punto di vista energetico. Domande? Scusate, io già dal punto di vista didattico non uso trasparenti, non uso slide, non uso PowerPoint. Per un motivo molto semplice, per farvi vivere insieme con me, cioè, la diretta della formula, in maniera che voi so di parlare veloce, ripeto però le stesse cose più volte, in maniera tale, anche se in forma diversa, perché non sono recitato memoria, e qui credo di darvi il tempo per l'assimilazione. Ma penso che la materia come questa, l'uso delle presentazioni realizzate, perché dia più sicurezza al docente, non si spacca, cioè quello che la diretta si può fare, dal punto di vista didattico non sia molto molto efficace, anzi. Vanno bene per fare degli show, insomma, per fare così. Allora, detto questo, immaginiamo adesso di studiare un po' più in dettaglio questa struttura supponendo che il secondario sia aperto. O, come si suol dire, il trasformatore lavora a vuoto. Ok? Questo cosa significa? Significa che I con 2 è uguale a 0. Abbiamo sostanzialmente solo la prima equazione. Quindi I con 1 meno N1 test su DT uguale a 0 e poniamoci il problema di capire che corrente assorbe l'avvolgimento primario in condizioni di funzionamento a 2, ok? Qual è il problema che stiamo cercando? Perché la corrente ci correrà, perché questo flusso corrisponde al flusso di un vettore in induzione magnetica. Se c'è induzione significa che c'è un campo magnetico, se c'è un campo, a meno che non ci siano magneti permanenti, non le abbiamo messe magneti permanenti, significa che ci sono delle correnti, d'accordo? Solo che, ma come è scritta l'equazione, qua la corrente non compare. Bene, quella che manca per completare il modello della macchina funzionante a punto equivalente è l'equazione che deriva dalla legge della circolazione magnetica. Se noi immaginiamo di applicare la legge di Ampere, no? Quello che mi dice che l'integrale di H scalare di L estesa a qualunque dimensione su un campo magnetico uguale al n volte concatenato, no? Alle Ampere spin concatenate. È evidente che se vado ad applicare all'interno del mio nucleo, a qualunque linea, tutte le linee di forza si sviluppano all'interno del nucleo, perché abbiamo detto che il nucleo è tutto diffuso, no? Andiamo ad applicare questa legge della circolazione, avremo che N1 per I con 1 è uguale alla riluttanza magnetica di questo circuito magnetico per il valore del flusso supponente. Legge che dovreste conoscere dall'elettrotecnica, comunque faremo una lezione di richiamo sui circuiti magnetici, non è male che però ve la ricordate, no? Scusate, chiamiamo N1 I con 1 0 per indicare la corrente a vuoto. Siamo in condizioni di funzionamento a vuoto, quindi chiamiamo vortice 0, minima vortice 0, la corrente in condizioni di funzionamento a vuoto. La riluttanza, la si indicava direttamente da questa relazione, la riluttanza sostanzialmente è uguale all'integrale in DL diviso M per S estesa, diciamo, il mio tubo di flusso. Oppure posso scrivere questo, se diciamo stiamo parlando di un tubo di flusso, quindi il flusso è sempre lo stesso in tutte le condizioni, è la somma estesa ai diversi tronchi in cui posso ritenere costante la sezione e la permeabilità del prodotto di L con I, diviso di con I, S con I, per il che vada a
Divido il mio circuito magnetico in tanti trucchi a sezione costante. Caratterizzare ciascuno da una sezione, da una lunghezza, da una permeabilità. Faccio la somma di questi, quello che ottengo è la riduttanza del circuito magnetico. Bene, questa è l'equazione che mancava. Evidente, evidente, perché vedete la riduttanza, che sostanzialmente è l'analogo della resistenza della rete magnetica. Poiché la riduttanza è inversamente proporzionale alla permeabilità, più alta è la permeabilità, a parità di flusso, più bassa sarà la corrente che circola. In altri termini, per sostenere un certo flusso, occorre una corrente tanto più piccola quanto più bassa è la riduttanza e quindi quanto più alta è la permeabilità. Questo è il motivo per cui il nucleo del trasformatore si fa in ferro. Non c'è nessun altro motivo, perché sennò io lo potrei fare in plastica, potrei fare in legno, in caucciù. Non lo faccio in queste sostanze, perché? Perché queste sostanze che vi ho citato sono tutte sostanze che hanno una permeabilità praticamente uguale a quella dell'aria, che rispetto a quella del ferro è 10.000, addirittura 40.000 volte più piccola. Cioè il ferro ha una permeabilità relativa che può arrivare fino a 40.000, 50.000 volte. No, ve lo ricordate questo. Per cui la presenza del ferro è indispensabile per far sì, per evitare di fare una stufa, perché altrimenti per sostenere un certo flusso io dovrei far circolare una corrente molto molto elevata. Ok? Questo è il primo punto. È evidente però che diciamo la presenza del ferro fa sì che la permeabilità non sia più costante, quindi rende il sistema non lineare con tutte diciamo, le complicazioni che sono tutte quante facilmente superate. Bene, allora la relazione abbiamo detto che è questa, che è completa, quindi se io conosco la riduttanza del circuito magnetico, vedete, con queste due equazioni, dico nulla, forza lento, le incognite sono la corrente e il flusso che concatena l'accorcimento, e queste due equazioni riesco in qualche modo a, diciamo, a districare e a ricavare la corrente di 1,0. In particolare, se la riduttanza fosse costante, io scriverei chiaramente che φ con n è uguale a n1 di 1,0 diviso la riduttanza di circuito magnetico, quindi lo sostituisco qui dentro l'incognito del problema. Vediamo allora cosa accade quando la tensione applicata è sinusoidale. Se la tensione applicata è sinusoidale, quindi abbiamo che il V1, per esempio, quando la radicale 2 di cosino di omega t, facciamo di assumere V1 come riferimento di fase, quindi non c'è diciamo nessuno sfasamento all'istante t uguale a 0. A questo punto il flusso me lo ricavo da qui. Quindi poiché V con 1 è uguale a n con 1 elevata di figo n rispetto al tempo, avrò anche che il differenziale del flusso del figo n è uguale a 1 diviso n con 1 per V con 1, quindi per radical 2 V cosino omega t. E quindi il flusso filo n al generico istante t sarà uguale al flusso filo n all'istante iniziale più l'integrale di questo termine, quindi sarà la primitiva di coseno e seno, quindi radical 2 t, prendiamo questo di comunque per evitare anche su, quindi radical 2 di comunque diviso n1 omega, perché dando la primitiva di coseno omega t e seno omega t diviso omega, per il seno di omega t. Quindi una volta che io ho stabilito, definito il valore della tensione d'ingresso, immaginando che la tensione sia sinusoidale, vedete che viene in qualche modo, supponiamo per esempio che φm sia uguale a 0, viene immediatamente, φm
all'istante 0 sia uguale a 0, viene immediatamente stabilito anche qual è l'andamento del flusso, cioè il flusso fino a n, nell'ipotesi che il valore iniziale del flusso sia uguale a 0, sarà radical 2 di con 1 diviso n1 omega se non n1. Quindi abbiamo un valore massimo del flusso di lungo che è radical 2 di con 1 diviso n1 omega, e un valore efficace che si ottiene dividendo il radical 2. Però vedete, una volta che ho fissato l'ampiezza della tensione di alimentazione, resta fissato il valore del flusso. Ok? Allora, come posso fare a ricavare l'andamento della corrente nel momento in cui ho un legame non lineare? Perché sostanzialmente va I con 1, 0 a questa relazione. Figo n è una funzione di 1, 0, una funzione non lineare. Si può ricorrere per esempio a una costruzione grafica, adesso ve la faccio vedere, era quella che usavano e che ancora qualche progettista di trasformatori usa nella realtà. Ovviamente se uno è pratico anche con un foglio Excel si riesce a fare tutto più facilmente, oppure addirittura poi si utilizza Matlab come un risolutore di equazioni non lineari. E sostanzialmente cosa posso fare? Questa è un'esperienza che farete in laboratorio. Immaginiamo inizialmente che la nostra caratteristica magnetica sia una caratteristica sì non lineare, ma trascuriamo l'isteresi, supponiamo che non ci sia isteresi. Quindi la caratteristica magnetica del vostro nucleo è un andamento di questo tipo, perdonate il livello di divisione. Quindi qua riportiamo il flusso di corrente, qua riportiamo la corrente I con 0, vi faccio notare che parlare di flusso è la stessa cosa che parlare di induzione, parlare di corrente è la stessa cosa che parlare di campo, no? Dopodiché da quest'altra parte, qua riporto il tempo, da quest'altra parte piazzo l'andamento della tensione, l'andamento della tensione che il nostro flusso, vedete, ha un andamento sinusoidale, quindi riportato nel tempo ha un andamento di questo tipo e così via. Limitiamoci alla prima sinusoidale. D'accordo? Quindi questa è la mia phi di t, non è mia. E su questo quarto quadrante riportiamo sempre in funzione del tempo l'andamento della corrente. Come la possiamo ricavare? Beh, è molto semplice, perché vedete, consideriamo per esempio in questo istante, seguite, in questo istante ho questo valore di flusso, vero? Se ho questo valore di flusso, a questo valore di flusso corrisponde questo valore di corrente. Quindi significa che in questo istante ho questo valore di corrente. Quindi porto a 45 gradi qui, io sulla verticale, intercetto questo. Questo è il valore di corrente a quell'istante. Ci posso scrivere il T con 1, ma imbratterei il disegno, non ce la mettiamo più. Ok. Prendo un istante diverso. Questo è il valore del flusso. A questo valore di flusso corrisponde a questo valore di corrente. Quindi significa che questo è il valore di corrente a questo istante.
per esempio qui con me. Ribalta a 45 gradi, viene dalla lenticolio qua sopra, no? E questo è il valore della corrente. Arrivo sul massimo in questo istante. E poi ricomincio a scendere, per esempio. Posso fare i simmetrici su questo. Bene, se vado a fare questo lavoro, mi viene fuori una cosa di questo tipo. Cioè viene fuori una corrente assorbita, ovviamente deformata. Ma perché deformata? Perché il legame, il flusso corrente è un legame non lineare. Quindi se il flusso è sinusoidale, la corrente non può essere. Ci siete? E noi lo vedremo in laboratorio. In realtà in laboratorio non vediamo esattamente questo. Non vi spiego perché lo fece distenza. E complichiamo un pochino il disegno. Io l'ho disegnata in maniera un po' così, ruspante. Ricordatevi che i buoni ingegneri sono cattivi disegnatori. Insomma, almeno così mi diceva il mio professore di disegno. Ma scherzi a parte, è evidente per come l'ho fatto che, vedete, c'è una dissimmetria, c'è una spalla. Andasse a rappresentare un andamento di questo tipo. Le due spalle, cioè le due, la salita e la discesa, sono simmetriche rispetto al valore massimo. Qui non è ritenuto tanto simmetrico, ma semplicemente perché avrei bisogno di carta millimetrata. Vi dico che così il calcolo così veniva fatto e così parecchi ancora lo fanno, perché le ditte costruttrici del ferro che si utilizzano nei trasformatori vi danno la caratteristica magnetica. Voi andate a rappresentare la tensione, il flusso, conoscete la tensione, quindi conoscete il flusso e quindi vi ricavate l'andamento della corrente. La corrente è deformata ed è giusto che sia deformata. Posso cancellare che facciamo quello reale? Non lo stavo ancora disegnando, lo possiamo fare a risolvere un'altra. Allora, nel caso reale, considerando anche gli stessi, avete una situazione di questo tipo. Abbiamo una situazione di questo tipo. Qua è uno zero. Qua è il pesce, no? Ripeto la costruzione, però ripeto la costruzione a questo punto sapendo che quando per esempio il flusso cresce di nuovo lungo questa porzione del ciclo di stesi, quando diminuisce di nuovo lungo quest'altro. Quindi nell'istante iniziale, a questo istante, corrisponde questo valore di flusso, questo qua. Quindi questo è il valore di corrente iniziale. Un istante successivo mi trovo da quest'altra parte, con questo pezzo di caratteristica. Quando vado sul punto simmetrico, quindi in quest'altro istante, non avrò questo valore di corrente, ma ho questo valore di corrente. Trovate? L'effetto complessivo alla fine, potete divertire a fare diciamo una curva, è che la vostra corrente a vuoto presenta un andamento di questo tipo. Cioè non è più simmetrico rispetto al fronte di salita e il fronte di discesa, non sono più simmetrici rispetto a loro stessi. Perché? Perché il fronte di salita e il fronte di discesa sono diversi. E questo non lo vedremo in laboratorio.
Nel laboratorio con l'oscilloscopio alimenteremo a vuoto quindi trasformatori, trasformatori reali. Noi lavoriamo su dei trasformatori che vengono usati negli impianti citofonici, giusto per usare, per comprare degli oggetti che siano di dimensioni contenute, che non mi facciano del male, però sono oggetti reali. E andremo a visualizzare il ciclo, sostanzialmente, la forma d'onda della corrente assorbita dal trasformatore. Quindi ricapitolando, il trasformatore in condizioni di funzionamento al vuoto assorbe una corrente, perché la corrente è necessaria per sostenere il flusso che si stabilisce all'interno del circuito magnetico, e questa corrente, se il circuito magnetico è di ferro, ne abbiamo spiegato perché deve essere di ferro, è deformata in virtù della non linearità del legame esiste tra flusso e corrente, soprattutto della non linearità della variabilità della variabilità in funzione del modello. Ok, facciamo questo. Se ci sono domande, visto che a una piccola 1 sinusoidale, se facciamo l'ipotesi che R1 sia uguale a 0, a una piccola 1 sinusoidale corrisponde una E con 1 sinusoidale, è vero? E quindi abbiamo un flusso di muro ammesso sinusoidale, ovviamente sinusoidale, sinusoidale, la forma, la famiglia di questa. Che cosa succede se adesso vado a chiudere il mio circuito secondario su un carico? Qualsiasi. Applico la mia equazione di equilibrio elettrico, secondo il principio di Kirchhoff, abbiamo detto che V con 2 più E con 2 è uguale a 0, perché sto supponendo che la resistenza dell'avvolgimento secondario sia uguale a 0, quindi sto supponendo che anche l'avvolgimento secondario sia lineare, e quindi poiché E con 2 è uguale a meno N con 2 dF con M su dT, abbiamo detto che adesso è F con M sinusoidale, quindi abbiamo che anche E con 2 è sinusoidale. Ma se E con 2 è sinusoidale, viene fuori che V con 2 è sinusoidale. Trovate? Quindi E con 2 sinusoidale, V con 2 sinusoidale, poiché V con 2, immaginiamo che questo carico per esempio sia una resistenza o un'induttanza, V con 2 è uguale, chiamiamo R con L, load sta L con L, V con 2 sarà uguale a meno R con L, e V con 2 meno R con L, e I 2 su D. È evidente che se V con 2 è sinusoidale, allora anche la corrente I con 2 è sinusoidale. Guardate cosa succede. Quindi V con 1 sinusoidale, con 1 sinusoidale, F con M sinusoidale, io direi qui I con 1 0, la corrente assorbita è deformata. Questa è una condizione di funzionamento. Che succede adesso sotto carico
alla legge di circolazione. Qui abbiamo N2 meno N2 F non è meno T. Legge di circolazione, andremo a scrivere N1 I con 1 più N2 I con 2 uguale la riluttanza del circuito magnetico del flusso fluido, perché adesso c'è anche la forza magnetomotrice, questo prodotto NI prende il nome di, spesso di forza magnetomotrice, c'è anche la forza magnetomotrice secondaria, no? Nella nostra, se prendo la circuitazione estesa a una qualunque linea di flusso, abbiamo la forza magnetomotrice primaria e la forza magnetomotrice secondaria. Come al solito la legge di Ampère mi dice che l'integrale di H scalare di L è uguale alla forza magnetotrice complessivamente concatenata dalla linea di forza, dalla linea di flusso che sto considerando. Oh, adesso vorrei, il concetto che vorrei trasmettere, ma al di là delle forme. Vedete, diciamo, la corrente è sinusoidale, poiché il, la R continua a essere non lineare, questa R continua a essere funzione di una permeabilità che è funzione della corrente, se la I con 2 è sinusoidale, continuerà ad essere deformata la I con 1. Vi trovate? Ah? Vi convince o no? Cioè, perché qua il l'ipotesi che le resistenze degli avvolgimenti siano nulle, vedete, tensione sinusoidale, E con 1 sinusoidale, flusso sinusoidale, E con 2 sinusoidale, V con 2 sinusoidale, la I con 2 sinusoidale, se il carico è lineare è sinusoidale, quindi la corrente secondaria è sinusoidale. D'altra parte però questa relazione continua ad essere una relazione in cui la R è funzione della corrente, perché c'è la permeabilità, quindi c'è una non linearità tra correnti e flusso, e quindi comporta una deformazione delle correnti, poiché la I con 2 è sinusoidale, nelle ipotesi in cui ci siamo messi, di resistenza e di avvolgimento, la I con 1 sarà deformata. Ma possiamo dire qualcosa di più, perché vi ricordo che appunto, noi l'avevamo scritto prima, lo ripeto qui, N1 I con 1 0 è uguale al prodotto della riluttanza per il flusso di nucleo. Se suppongo che la distribuzione del campo passando da vuoto sotto carico non sia cambiata, in realtà un po' può modificarsi, soprattutto se la riluttanza, se la permeabilità non è infinita, se la permeabilità è infinita la configurazione di campo rimane la stessa. Ma comunque è, diciamo, più che ragionevole ritenere la configurazione di campo identica. Io qui posso scrivere che N1 I1 più N2 I2 è uguale a N1 I1 con 0. Cioè sotto carico significa quando è chiuso il secondario del trasformatore, la somma delle forze magnetomotrici primarie e secondarie uguaglia la forza magnetomotrice che ho in condizioni di funzionamento a vuoto. Ci siete? Quindi questo cosa vuol dire? Da qua mi ricavo che la mia I con 1, quindi la corrente assorbita dal primario, se divido tutto per N1, sarà uguale alla I con 1 0, cioè alla corrente che avevo in condizioni di funzionamento a vuoto, meno N2 su N1 per I con 2. È vero? Quindi la corrente primaria, vedete, è somma di un termine, che com'è questo termine? Deformato sinusoidale. È deformato, non l'abbiamo dimostrato prima. Questo invece com'è? È sinusoidale nelle ipotesi di resistenza nulla di avvolgimento. Quindi abbiamo una corrente secondaria sinusoidale e una corrente primaria invece deformata. Cioè passando da vuoto a sottocarico aumenta la corrente primaria. Quindi la corrente primaria inizialmente era una corrente a vuoto. Guardate che il trasformatore in genere assorbe una corrente a vuoto molto molto piccolo, stiamo parlando dell'ordine del percento rispetto alla corrente nominale, poi magari daremo qualche numero più preciso, ma per esempio quando l'Ener compra i trasformatori di distribuzione e mette nelle sue cabine MT, impone, uno dei dati di progetto, una delle specifiche di acquisto, impone che la corrente a vuoto assorbita dal trasformatore non ecceda l'1% della corrente nominale, che sarà un valore molto piccolo.
Vedete, la, diciamo, passando la ruota al sottocarico, il trasformatore, la corrente aumenta per effetto di un termine che di fatto risente della corrente che circola nel carico. Quindi passa dal valore con 1 a 0 al valore 1. Se adesso, come una prova che andrete a fare, noi prendiamo il nostro oscilloscopio, facciamo il trasformatore a punto, monitoriamo la corrente e vediamo che la corrente è deformata. Nel momento in cui la andiamo a caricare, se lo chiudiamo su un carico, ci metteremo delle lampadine, delle stufe, su un carico qualsiasi, sull'oscilloscopio la corrente la vedete un'altra volta sensoriale. Perché? In realtà è apparentemente sinusoidale, perché sta scritto qua. Se andassimo a fare un'analisi spettrale, se invece usassimo l'oscilloscopio, usassimo un analizzatore di spettro, che mi dice le varie armoniche, lo sviluppo in serie di fluidi, troveremmo che comunque c'è una deformazione. Cioè in realtà, poiché lei con 1 a 0 è molto piccola, io sono un termine deformato molto piccolo, l'1% del valore nominale, con un termine sinusoidale invece molto grande, ok? La somma vi dà un effetto praticamente in cui la deformazione non la vedete più. Quindi all'oscilloscopio voi passando da vuoto a sottocarico, se non me lo fanno vedere, non me lo fanno vedere, ci siamo qui, pretendete di vederlo, la corrente apparentemente diventa sinusoidale, comunque diventa molto più simile a una sinusoide di quanto invece non era quello, in cui era semplicemente il termine deformato. D'accordo? Allora, cominciamo adesso a rimuovere le varie ipotesi semplificative. Innanzitutto rimuoviamo l'ipotesi che la resistenza dell'avvolgimento secondario sia uguale a zero. Nell'avvolgimento secondario la R con 2. Quindi nel caso in cui la R con 2 sia diversa da 0, si modifica l'equazione del secondario e quindi all'equazione secondaria l'ordine di con 2, 2 con 2 è uguale a R2 con 2. Quindi V2 meno R2 per la derivata del filamento su D è uguale R con 2. Bene, questa catena che abbiamo fatto adesso, quando R con 2 è diverso da 0, vale, continua a valere per D. Guardate che R con 1 stiamo ancora immaginando, ipotizzando che sia uguale a 0. Quindi se l'avvolgimento primario non ha resistenza, a una tensione sinusoidale corrisponde una E con 1 sinusoidale. Ci siete? A una E con 1 sinusoidale, una forza elettromagnetica sinusoidale, corrisponde un flusso sinusoidale. A un flusso sinusoidale corrisponde, se il flusso è sinusoidale, la E con 2 sarà sinusoidale. Se la E con 2 è sinusoidale, anche la D con 2 in questa equazione, il forzamento è sinusoidale, quindi tutto deve essere sinusoidale, anche la E con 2 è sinusoidale. Quindi la corrente secondaria continua a rimanere sinusoidale, veramente sinusoidale, senza nessuna approssimazione, anche nell'ipotesi in cui consideriamo la resistenza dell'avvolgimento secondario diversa da zero, come nella realtà. Che succede invece se rimuovo l'ipotesi che R1 è uguale a 0? Beh, allora in questo caso scriverò che D con 1 più E con 1 è uguale a R con 1 I con 1, quindi D con 1 meno M1 del filo negro su del D uguale a R1 I con 1. E beh, vedete che a questo punto non posso più dire che a una V con 1 sinusoidale corrisponde una E con 1 sinusoidale. È vero? Cioè, quella corrispondenza che avevamo prima quando questo termine è uguale a 0 adesso non è più vero. Quindi di fatto a una tensione sinusoidale corrisponde una forza elettromagnetica indotta non sinusoidale e un flusso non sinusoidale. In realtà, però, il parametro R1 è quello che
quello che qualcuno definisce un parametro parassita, i parametri, diciamo, le resistenze degli agrocini, io cerco di progettare quello trasformatore in maniera tale che abbia le resistenze più basse possibili, perché ovviamente a quelle resistenze corrispondono le destinazioni di energia che voglio conservare al valore minimo possibile. Quindi diciamo che in prima approssimazione è vero sì che a una tensione sinusoidale corrisponde un flusso deformato, ma questa deformazione è molto molto contenuta, per cui diciamo che l'ipotesi che il flusso continua a essere sinusoidale è un'ipotesi generisticamente sviluppata. D'accordo? Quindi abbiamo rimosso entrambe le ipotesi sulle resistenze, ma c'è ancora qualcosa che dobbiamo dire per arrivare al trasformatore reale. Allora, adesso qualche highlights sulla realizzazione. Io ho detto, questa struttura, così come la vedete, in realtà non viene utilizzata, non è fatta così nella realtà. Per un motivo molto, il primo motivo è proprio costruttivo, sarebbe complicatissimo realizzarlo. Voi immaginate, avete questo specie di sistema, questo pezzo di ferro, per appoggiare l'avvolgimento dovete mettere entrare nel muro, uscire, entrare, uscire, entrare, uscire, ci vuole insomma una pazienza e un tempo. Normalmente come viene realizzato? Le colonne e i giochi vengono realizzati separatamente, quindi abbiamo le due colonne e poi abbiamo i due giochi. Solo dopo vengono assemblate, perché le due colonne sono sostanzialmente libere. A quel punto l'avvolgimento, c'è una macchina avvolgitrice che avvolge l'avvolgimento su un cartoccio. Per darvi l'idea, adesso qua ci ripeto, però se avete presente quello che rimane finito il lato di carticino, è fatto così esattamente. C'è una specie di cilindro di cartone che viene poggiato sulla macchina e l'avvolgitrice ci fa l'avvolgimento. Se il posto non lo respira, ci fa l'avvolgimento. Dopodiché si prende questo cilindro di cartone con l'avvolgimento della struttura e lo si cala sulla colonna. D'accordo? Lo si cala proprio sulla colonna. Dalla parte prima, secondaria. In realtà poi vedremo che si mette primaria e secondaria sul tratto, ma insomma anche questa struttura si può utilizzare. E poi soltanto dopo si poggiano i giochi sopra, si serrano con dei bulloni, con dei sistemi, diciamo, di cucitura tra colonna e giochi. È chiaro, no? Come è fatto anche a quelli che vengono dal liceo scientifico, sono riuscito a esprimere il concetto. Ma com'è fatta la colonna? E com'è fatto il gioco? In realtà non si usa ferro massiccio, per cui diciamo, la colonna alla fine non è un cilindro di ferro, né il gioco è un cilindro di ferro. Non si usa ferro massiccio per un motivo molto semplice, perché bisogna limitare le perdite del ferro. E le perdite nel ferro, come sapete, che sono, diciamo, due nature, cioè perdite per isteresi e per corrente per isteresi. In particolare, entrambe le perdite per isteresi e per corrente per isteresi dipendono dallo spessore del ferro, soprattutto quello per corrente per isteresi, dallo spessore del ferro, quindi più sottile il ferro, minore sarà l'entità di queste perdite. Allora che si fa? Il ferro lo si lamina. Cioè si ottiene la colonna, sia la colonna che il gioco, mediante sovrapposizione di lamierini. E i lamierini sono isolati l'uno rispetto all'altro, proprio per tagliare il passo alle correnti parassite, per evitare che le correnti parassite transitino per via da un lamierino all'altro, ma si muovono solo all'interno del lamierino. Sono, diciamo, isolati con uno strato di smalto, uno smaltato. Quindi trovate questi lamierini. Poi si tratta di lamierini che molto sottili, hanno, diciamo, spessori che sono frazioni di millimetro, meno di mezzo millimetro, anche di meno. Poi magari vi porto la prossima volta, oppure vediamo in internet, a questo punto dobbiamo utilizzare. Andare in internet a vedere un catalogo di lamierini magnetici, però dovrei averlo qualcuno. Quindi sono spessori molto molto sottili. Questi lamierini vengono assemblati. Naturalmente nel momento in cui li assemblo, io non ottengo un cilindro, ma ottengo un parallelepipedo. Se metto insieme tutti i lamierini dello stesso dimensione ottengo un parallelepipedo. Quindi visto dall'alto il mio avvolgimento che aspetto avrà? Ho, diciamo, la colonna realizzata mediante sovrapposizione di tanti lamierini e l'avvolgimento, il cilindro di cartone, di cartoggio, come vediamo in
progettisti. E sto solo nella pulcimento calato su. Problemi? Chiaro come è fatto? Questo crea insomma, qualche piccolo problema, perché vedete che quello che posso definire come i progettisti di trasformatori chiamano coefficiente di riempimento, che è il rapporto fra la sezione del ferro e la sezione della colonna, non è proprio dei migliori, cioè sicuramente non è utile. No. Chiaro che io più ferro metto qui, più diciamo riduco la corrente per avere un certo flusso, perché aumento la sezione, quindi diminuisce la B, diminuisce la riluttanza, quindi diminuisce la corrente necessaria per sostenere il flusso. Allora come posso fare? Si può immaginare, i trasformatori hanno un certo pregio, allora, il trasformatore di basso costo viene realizzato così, togliamo tutto. Nei trasformatori diciamo invece di potenza maggiore, quindi hanno diciamo, la limitazione delle perdite comincia a diventare un problema economicamente rilevante, si realizza il nucleo utilizzando la via linea di larghezza diversa, cioè si fa una struttura di questo tipo. Per esempio, si può fare due gradini. Cerca di approssimare meglio la circonferenza aumentando il numero di gradini che costituiscono il nucleo. Naturalmente c'è un'idea all'ottimo, sarebbe avere in questo caso per esempio avete una colonna realizzata con, e questa è tangente alla circonferenza, adesso immaginate il disegno fatto per me. Nella prima parte costituita dalla verifica ha una certa larghezza e poi ci sta un gradino in questo caso. La verifica hanno un'altra larghezza. Quindi per esempio un nucleo di questo tipo sto utilizzando due lanierini diversi. Qual è il problema? Che là c'è un operaio, cioè gli arriva il pacco della verifica, perché questa operazione l'ha fatta, di assemblaggio viene fatta a mano. Qui c'è il foglio di calcolo che gli ha dato l'ingegnere, gli dice guarda, devi sovrapporre la verino largo 100, ne devi sovrapporre 15, quello prendi e metti 15 uno sull'altro, poi devi mettere 7 lamierini larghi 8 e mette 7 lamierini larghi da una parte e 7 dall'altra parte. Se aumenta il numero di scalini, io posso anche pensare di fare una soluzione molto più arzigogolata, no? Posso fare una cosa di questo genere. Provate. Sicuramente il coefficiente di riempimento con questa soluzione è notevolmente più alto, però il trasformatore mi costa molto di più perché la manodopera, il tempo che impiega l'operario per assemblare la colonna, perché non solo deve assemblare la colonna, deve assemblare due colonne e due giorni allo stesso modo, naturalmente aumenta di più. Per cui in genere si cerca di trovare il giusto compromesso. Ripeto, poi alla fine è sempre un discorso economico. Perché avere una maggiore sezione di ferro mi consente di ridurre la corrente a vuoto. Ridurre la corrente a vuoto mi consente di ridurre le perdite. Ridurre le perdite significa che pagate, consumate meno energia. Alla fine, da una parte avete questo risparmio, un certo numero di anni, che è l'orizzonte atteso di vita del vostro trasformatore. D'accordo? Già a 20 anni, normalmente si pone a 20 anni la vita di una macchina del genere, anche se queste macchine sopravvivono ai loro progettisti, insomma, se vengono usate correttamente le macchine elettriche difficilmente possono essere, trovano fine. Però immaginiamo 20 anni, convenzionalmente si mette a 20 anni, da una parte. Quindi voi risparmiate per esempio un tot watt all'anno per 20 anni e questo è un costo, vi calcolate questo costo. Dall'altra avete un operaio che avete pagato di più e quindi avete un incremento del costo di produzione che naturalmente dovete capitalizzare, perché se quell'incremento lo metteste in banca si potrebbe fruttare a quello che è il saggio di interesse attuale, quindi capitalizzare questa nostra produzione, dopo 20 anni di quale viene di niente, è quella che si usa. Non c'è nulla diciamo, da inventare, a meno che non ci siano delle politiche nazionali che impongono soluzioni energeticamente più sostenibili. Cioè, devi fare per forza quello,
che consuma meno, perché io devo avere un sistema complessivamente efficiente dal punto di vista energetico. Però cioè, se lasciate al libero mercato fa appunto di questo. D'accordo? Quindi il nucleo viene realizzato in questo modo, poi vengono cuciti, vengono messi insieme. Naturalmente nella cucitura io devo cercare di limitare il più possibile il traferro, quindi per esempio si utilizzano dei sistemi di accoppiamento a pettine, cioè si fa un lamierino sì, un lamierino si lascia un po' di spazio, un lamierino sì, un lamierino no, si lascia uno spazio, dall'altra parte lo si occupa con gioco e colonna, quindi a pettine in questo modo, si calano uno sull'altro e poi si incolonano. Questo per fare in modo da avvicinarmi al tubo di flusso, cioè ci comincia a mettere i traferri, lì la distanza comincia a salire, quindi di conseguenza vanifico tutti gli sforzi. Problemi, dubbi, è chiaro come è fatto, no? Da studiare. Naturalmente queste sono cose che si studiano perché ormai hanno quasi tolto tutti quanti la mezza, nei corsi di costruzione elettromeccanica. Oggi, tra una riforma e l'altra, una contrazione e l'altra, i corsi di costruzione elettromeccanica se ne fanno, credo, pochissimi. Tra un po' si accorgeranno che non ci sono più progettisti, diciamo, dei trasformatori, ma non solo dei trasformatori, nei corsi di costruzione elettromeccanica si studiava anche la progettazione dei motori dei generatori. E dice, l'università non forma più i progettisti, a quel punto però le competenze sono perse, perché chi ne insegnava delle cose, chi era depositario delle competenze, magari è andato in pensione per materiale e quindi il sistema non può prendere che l'università si può chiudere con un decreto, ma non si crea con un decreto, l'università è qualcosa che sconta una sedimentazione di sapere che dura diversi anni. Bene, torniamo allora al nostro trasformatore. Abbiamo detto che dobbiamo rimuovere ancora l'ultima ipotesi significativa. Torniamo alla nostra struttura schematica, è questa, ma in realtà stiamo dicendo che è questa, abbiamo le idee chiare su questo aspetto. Bene, consideriamo il flusso Φ con 1 concatenato con l'avvolgimento 1, perché la forza elettromotrice è con 1, l'abbiamo scritta da qualche parte. La riscriviamo. Allora, la forza elettromotrice con 1 è uguale a meno del Φ con 1 su T. Del Φ con 1 è tutto il flusso che si concatena con il primo principio. Ora, poiché la riluttanza di questo nucleo non è zero, perché la permeabilità del ferro non è realmente infinita, anche perché poi ci sono dei piccoli traferri legati alle giunzioni tra gioco e colonna, tra lamierino e lamierino, è evidente che ci saranno delle linee di flusso che si concatenano col primo procedimento, ma non si concatenano, per esempio si chiudono qui, non si concatenano con l'altro procedimento. Ok? Cioè il mio flusso Φ con 1 sarà evidentemente somma del termine N1 Φ con M, se Φ con M è il flusso che si concatena con entrambi gli avvolgimenti, quindi è il flusso che si concatena con entrambi gli avvolgimenti per ogni spina, quindi il flusso complessivo sarà N1 Φ con M. Poi c'è un termine invece che si concatena con l'avvolgimento 1, ma non si concatena con l'avvolgimento 2, e chiameremo flusso disperso, lo chiamiamo Φ1D, corrispondente a linee di forza che concatenano il primario, ma non il secondario, oppure concatenano per esempio il secondario in parte. E quindi di conseguenza non possono essere conteggiate in questo nel flusso di 1. Quindi c'è un'aliquota di flusso disperso, che chiaramente è un flusso che non contribuisce alla trasmissione di energia per via elettromagnetica tra primario e secondario, perché questo stiamo facendo, stiamo trasferendo energia elettromagnetica tra primario e secondario, e il trasferimento di energia avviene proprio grazie al flusso di mutua e alla sua variabilità nel tempo, no? Perché sfrutta la legge
induzione elettromagnetica, d'accordo? Quindi di conseguenza l'equazione di equilibrio elettrico per l'avvolgimento primario sarà V con 1, che è sempre V con 1 più E con 1 uguale L1 V con 1, scritta per bene dovrà essere V con 1 meno L1 del filo M, meno del filo 1 su T uguale L1 V con 1. Componendo il flusso φ1 così come l'abbiamo rappresentato, quindi sarà φ1 meno n1 del filone m su dt meno derivata del flusso disperso rispetto al tempo uguale l1 φ1. Si è complicato, però adesso lo semplificato subito per la notazione, perché è evidente che il legame tra il flusso φ1d sarà ovviamente una funzione della corrente I con 1, così come il flusso φ con m è una funzione della corrente I con 1, una funzione diversa. Ora però, poiché queste linee di flusso disperso hanno un tratto di sviluppo in area notevole, forza di massa, e poiché la caduta di forza della motrice lungo il tratto in area è quella predominante, io posso ritenere il legame tra flusso disperso e corrente un legame lineare, come se fosse trascurare le cadute in ferro di forza della motrice, quindi ritenere il legame lineare. Questo significa che il mio φ con 1 di questa funzione può essere espressa come prodotto di un'induttanza di dispersione per la corrente I con 1, mentre non posso farlo invece per quanto riguarda, a meno di non ipotizzare che la caratteristica magnetica sia lineare, del trasformatore di un numero, non diciamo di nulla, non posso farlo per il flusso di un. Quindi la mia equazione primaria diventa V con 1 meno N1 del filo M su D uguale L1 I con 1 più L1 I con 1 e I con 1 su D. Chiaro il motivo per il quale il legame flusso disperso corrente è lineare, perché in realtà voi avete sempre la solita legge che vi dice che l'integrale di H scalare L stesa a qualunque linea di forza è uguale a N per i concatenati, alias scrivere che N 1 I con 1, immaginiamo che il secondario sia aperto, sia uguale a RF. Quando questa R è calcolata lungo un tubo di flusso disperso, e chiaramente c'è un pezzo, sicuramente c'è un pezzo che si sviluppa nel ferro, e lì la R non rimane, però è molto molto piccola rispetto al tratto che si sviluppa in aria, dove è lineare e di valore molto molto più grande. Mi ricordo che la permeabilità relativa del ferro, se siamo lontani dalla saturazione, nel ferro, rispetto a un ferro utilizzato nei trasformatori, rispetto a quella dell'aria e del valore di 40 litri. Quindi la riluttanza del tratto in ferro la posso, diciamo, qui dovrei scrivere riluttanza del tratto in ferro, riluttanza del tratto in aria, moltiplicato il flusso F. La riluttanza del tratto in ferro la posso trascurare, rimane soltanto la riluttanza del tratto in aria, che però è costante ed è proprio la definizione classica di coefficiente di induzione. E l'1D si chiama coefficiente di induzione di dispersione. Naturalmente, come vedete, poiché diciamo le prestazioni del trasformatore dipendono dal flusso di nuvola, il flusso disperso, vedete, dà luogo soltanto a una caduta di tensione, parassita se volete,
che non contribuisce alla trasmissione di energia tra le masse. Quindi io devo fare in modo che questo flusso disperso sia il più basso possibile. Devo fare quindi in modo che l'accoppiamento tra i due trasformatori sia il più stretto possibile, che non ci siano flussi dispersi. Ok? Come si fa? Per esempio, una struttura del genere, ancorché con le colonne e con il gioco, non si fa così. Ma si mette, diciamo, si mette metà avvolgimento primario qui e metà avvolgimento secondario qui, metà e metà anche qui. In maniera tale che i due avvolgimenti li metto concentrici, uno concentrico all'altro. E quindi tutto il flusso che concatena uno si concatena pure con l'altro. Cioè le linee di flusso disperso sono sicuramente minori. Sono stato chiaro come viene fatto, no? Cioè, non si mette un avvolgimento su una colonna e un avvolgimento sull'altra colonna. In quel modo favorisco la creazione di linee di flusso disperso, no? Di linee che si concatenano con una e non con l'altra. L'avvolgimento, ciascun avvolgimento viene diviso in due metà e le due metà di ogni avvolgimento vengono sistemate su ciascuna colonna. Quindi su ogni colonna c'è metà primaria e metà secondaria, messi concentrici. Pensate sempre al cartogeno cilindrico, sopra si avvolge prima l'avvolgimento di un altro e poi l'avvolgimento. Si mette prima l'avvolgimento in alta tensione, perché così il cartogeno si dà uno spessore idoneo a sopportare la tensione attiva. Ora lavorare il trasformatore e poi l'avvolgimento in alta tensione. Con interposto ovviamente uno strato isolante che in genere è carta. Quindi sia la R1 che la L1D devono essere più piccole possibili. Se vado adesso al secondario posso scrivere la stessa cosa. Immaginando che sia chiuso con un carico, secondario ho P2 più E2 uguale R2 per P2, ma V2, l'E2 è praticamente pari alla derivata del flusso F2 rispetto al tempo, dove F2 è il flusso totalmente concatenato con la velocità uguale a R2. Il mio flusso F2 lo esprimo come sopra del flusso di mutua che corrisponde questa volta a N2 volte F con M. Se F con M è il flusso di mutua che espira, l'avvolgimento secondario sarà N2 per F con M più il flusso disperso F2. E quindi il mio V con 2 sarà molto meno N2 derivato del flusso di mutua rispetto al tempo. È la derivata di flusso disperso secondario rispetto a se introduco anche in questo caso il coefficiente di proporzionalità, perché ritengo lineare il legame tra il flusso disperso secondario e la corrente secondaria, per gli stessi motivi per i quali ho ritenuto lineare il legame tra flusso disperso primario e corrente primaria, e quindi introduco il coefficiente di dispersione secondaria, a secondaria scriverò il conduttore e nelle due del filamento sotto il P e l'E2 di comune più L2 per l'E2. E queste sono le equazioni ai valori istantanei. Non ho fatto nessuna ipotesi sull'andamento della tensione applicata nelle correnti. Adesso in questo momento non ho fatto nessuna cosa, ma ho scritto queste equazioni. Diciamo, sono le equazioni che regolano il funzionamento di un trasformatore reale. Chiaramente a questa equazione, per poter rendere il sistema risolvibile, devo aggiungere un'altra equazione, perché le incognite sono I con 1, I con 2 e c'è anche il flusso. Ciò che N1 per I con 1 più N2 per I con 2 è uguale a F con N alias N1 più I con 1, se suppone che la distribuzione di campo passando da 1 e sotto campo rimane invariata. Vi faccio notare che, allora, in genere come forza elettromotrice indotta si considera quella corrispondente al flusso di 1, quindi sono questi termini. Quindi voi continuerete a trovare, noi continueremo a indicare come con 1 meno N1 T con N su DT ed E con 2 meno N2 T con N su DT. Cioè questa è la forza elettromotrice indotta al primario e al secondario. In realtà non è esattamente così. Questa è la forza elettromotrice indotta al primario corrispondente al flusso di mutua.
questa è la forza elettromagnetica indotta al secondario corrispondente alla variazione del tempo del flusso di luce. Il rapporto fra queste due forze elettromotrici continua ad essere istante per istante N1 su N1, ma non è più uguale a V con 1 su V con 1. Non è più uguale perché ci sono questi termini che non rendono più V con 1 uguale a N1 del filone R su T e V con 2 uguale a N2 del filone R su T. Ok? Quindi il rapporto fra tensione primaria e secondaria non è uguale al rapporto di trasformazione. In linea teorica è così, non sono vivo. Vediamo ingegneristicamente. Gli ingegneri non devono avere formule precise al bacio, possono avere anche formule approssimate. L'importante è che conoscano qual è l'entità dell'approssimazione e sappiano eventualmente correggere. Importante, c'è un campo ingegneristico, le approssimazioni sono all'ordine del giorno. L'importante è conoscere il valore della posizione. Bene, perché non è uguale a questo? Cioè, il problema è rappresentato da questi termini parassiti. R1, la resistenza primaria, la resistenza secondaria, il coefficiente dell'induzione di dispersione primaria e secondaria. Normalmente però questi termini si fanno, si realizza il trasformatore in maniera tale che questi termini siano i più piccoli possibili. E quindi diciamo che pur non essendo rigorosamente vero, posso ritenere in prima battuta che V con 1 su V con 2 è circa uguale a N1 su N2. Lo spostamento sarà modesto, frazione di punto per cento. Quindi questo oggetto continua a rispondere a quelle che sono le funzioni per le quali lo sto realizzando, lo sto immaginando. Ok, diamo un po' una manipolazione a questo sistema di equazioni, vediamo se riusciamo a farmi assumere un aspetto più friendly, più... Abbiamo detto che io ho che n con 1 per i con 1 0 è uguale al prodotto della riluttanza per il flusso di mutua. Quindi il mio flusso di mutua è uguale a n1 per i con 1 0 rispetto al tempo. E quindi la forza elettromotrice E con 1, che è uguale a meno n con 1 per la derivata rispetto al tempo in figura n. Se suppongo di linearizzare la caratteristica magnetica del mio nucleo, quindi trascuro la R, questa qui verrà meno n con 1. A rigore dovrei scrivere così, derivata rispetto al tempo di n1 i con 1 a 0 di sovrappuntanza. N1 lo posso tirare fuori, quindi viene meno n1 quadro derivata rispetto al tempo di i con 1 a 0 di sovrappuntanza. Anche perché la riluttanza varia, perché varia la corrente, quindi se la corrente varia nel tempo anche la riluttanza. Se rimuovo l'ipotesi di non linearità, immagino per esempio di muovermi la caratteristica lontana dalla saturazione, quindi ci ho sottratto abbastanza, perché guardate che la non linearità in realtà ce l'avete, se considero la curva di media magnetizzazione, ce l'avete quando la macchina va in saturazione, quando il ferro va in saturazione diventa sempre più simile la sua permeabilità a quella del vuoto. Il ferro non si fa andare in saturazione, normalmente il trasformatore se lo si fa lavorare in corrispondenza del ginocchio della caratteristica,
Perché? Perché altrimenti vanificherei l'uso del ferro. Cioè, mano a mano che aumenta le condizioni di saturazione, la sua permeabilità scende sempre più e tende a quella del vuoto. E quindi a quel punto avrei fatto una cosa inutile. Quindi diciamo che questa caratteristica, se posso, se prima battuta la ritengo lineare, allora la riluttanza la posso portare fuori, quindi togliere meno n1 quadro di misura per la derivata di t con 1 0 rispetto al tempo. Questa dimensionalmente è un'induttanza ed è l'induttanza in questo caso di mutua, cioè quella corrispondente al flusso di mutua, si chiama proprio induttanza di mutua, quindi viene meno n con n derivata di 1 0 rispetto al tempo. Quindi la prima equazione, l'equazione del circuito binario, diventa con 1 meno L con N. Stiamo facendo questa forzatura, è chiaro che non le potrete dire così, però così me le devo solo risolvere convenientemente. Quindi usare un programma per la risoluzione di equazioni non lineari. Se voglio provare ad avere una rappresentazione che sia handy, che sia maneggevole dal punto di vista dei calcoli, lo si può fare, devo rimuovere per forza l'ipotesi di non linearità, sapendo però poi vedremo quello che non comporti, cioè a quale errore ne commento la linea. Quindi per dei 1 0. Rispetto al tempo uguale R1 in comune più L1 in dispersione derivata di comune rispetto al tempo. Qua è comune a 0 e qua è comune, perché sto ipotizzando che il trasformatore sia sotto carico, quindi questa l'ho ricavata dalle equazioni che c'erano da voi, questa qua. Al secondario, analogamente, avevo V con 2, meno. Allora, vedete, se adesso prendo la L con N, la divido per N, quindi la mia L con M, ho detto che è meno N1 quadro diviso la riluttanza circolare. Quindi divido per N con 1 e moltiplico per N con 2, io ottengo esattamente per la derivata di 1 0 rispetto al tempo. Mi convince? Ho preso L con N, ho diviso per L1 quadro e non lo stimolo per L1 quadro e ottengo questo termine qua. Facciamoci campo per il campo N in più livello. Dai F con N su T, il mio F con N è uguale a N1 a 0, quindi N1 per N2 diviso M per la derivata di 1 a 0 rispetto al tempo. Avevo fatto bene la rimanenza. Quindi per ottenere quel termine devo dividere per l'L con M, perché ho battezzato io, devo prendere l'L con M, la devo dividere per N1 e moltiplicare per N1. Derivata. E ottengo quello che sono termine qua. Quindi 1 a 0 su 1. Uguale R con 2 per I con 2 più L con 2 per la derivata di 1 rispetto al tempo. Bene, a questo punto vi ricordo poi che ho un'altra equazione, quella che viene dal circuito magnetico, N1 con 1 più N2 con 2 uguale N1 per 2 con 0, e che questa equazione, dividendo tutto per N1, mi dà I con 1 più L2 su L1 per un con 2 uguale a P con 0. A questo punto battezzo questa quantità di primo 2 pari alla I con 2 per L2 su L1. Questa la battezzo come corrente secondaria, la definisco come corrente secondaria riportata al primario. Messa così è una posizione matematica, però ha un significato fisico, vedete, è quella corrente che circolando, qua viene che N1 per I con 2 è uguale a N2 per I con 2. Quindi la corrente secondaria riportata al primario è quella corrente che
circolato nell'avvolgimento primario dà luogo a una forza magnetomotrice uguale a quella generata dalla corrente secondaria circolante nell'avvolgimento secondario. Sembra uno scioglimento, ma è così, chiaro? Quindi la corrente secondaria di contatto primario dal punto di vista fisico rappresenta quella corrente che qualora circolasse nell'avvolgimento primario dà luogo a una forza magnetomotrice, sostiene una forza magnetomotrice esattamente uguale a quella sostenuta dalla corrente secondaria circolante nell'avvolgimento secondario. E quindi questa relazione diventa I con 1 più I con 2 uguale a 1 0. Bene. Allora, lavoriamo sull'equazione al secondario. Dividiamo tutto per N2 su N1. Quindi qua viene N1 su N2 per I con 2. Meno L con M per la derivata di I con 1, 0 diviso rispetto al testo uguale N1 su N2 per R2 I con 2 più N1 su N2 L1 di L2 diviso per la derivata di I con 2 rispetto al testo. Ok, quindi non ho fatto nient'altro se non dividere tutto per scomparire questo termine di uso. A questo punto faccio apparire al posto della corrente secondaria la corrente secondaria riportata primaria. Allora, I con 2 da questa relazione ricavo che è uguale a I primo 2 per N1 su N2. Quindi la mia equazione diventa secondaria. N1 su N2 di con 2 meno L con N derivata di con 1 0 rispetto al tempo uguale, poi viene N1 su N2 al quadrato R2 per il con 2. Guardate che non c'è trucco e non c'è inganno, ho fatto una sostituzione al posto di con 2, ho messo la I con 2 espressa in funzione delle I con 2, sostituito la sua espressione in funzione delle I con 2 più, qua viene N1 su N2 al quadrato per L2 di che moltiplica la derivata di primo 2 rispetto a questo. Siete? Beh, a questo punto definisco, partenza, N1 per I con 2 come di primo 2, questa è la tensione secondaria riportata al primo. Analogamente N1 su N2 al quadrato per R con 2 battezzo, lo definisco R di 1, questa è la resistenza secondaria riportata al primario. E ancora N1 su N2 elevato al quadrato per L2D lo definisco come L'2D induttanza di dispersione secondaria riportata al primario. Fatto questo, le equazioni che governano il funzionamento del trasformatore sono la primaria, la prima, che è il primario, di con 1 meno L con N, la derivata di con 1 0 rispetto al tempo, uguale R1 di con 1 più L1 di derivata di con 1 rispetto al tempo. E a secondaria avrò V primo 2 meno L con N per la derivata di V1 0 rispetto al tempo uguale L più 1 per il V1 L più 2 per la derivata di V1 rispetto al tempo. A cui poi abbiamo l'equazione derivante dal circuito magnetico che è, la scriviamo in questa forma, il volume più il primo 2 uguale il volume 0. Sono semplicemente le equazioni da cui siamo partiti manipolate in maniera tale da evidenziare quei termini riportati al primario. Ma perché?
Perché adesso queste due equazioni, queste tre equazioni, vedete, sono suscettibili di una rappresentazione in termini circuitali, cioè c'è un circuito le cui equazioni risolutive coincidono con queste. Chiaramente un circuito di questo tipo prende il nome di circuito equivalente per trasformazione. Infatti, se noi consideriamo un circuito fatto in questo modo, questo è R1, questo è R1, qui ci metto R1, qua è R1, qui la R1. Quindi come? Attenzione che non è ancora in sinusoidale, a fare con qualunque che sia la forma d'onda delle tensioni, questa è la corrente di onda. La corrente I'2, qua c'è I'2. Qua in questo ramo cosa circola? Circola I con 1 più I'2? Eh? E che cos'è I con 1 più I'2? I con 1 a 0. Perché io questo la posso pure scrivere I con 1 meno Ln derivata rispetto al tempo I con 1 più I'2 uguale L1 più L1 su DT e ancora V1 meno L con M derivata rispetto al tempo della somma di I1 e I2 uguale R1 per I1 e L1 più D. Adesso la terza non serve perché è comprovare più tempo. Allora, questo circuito ha come equazioni risolutive le equazioni che abbiamo individuato essere il modello matematico del mio trasformatore. Per cui quello è il circuito equivalente del trasformatore. Questo è un principio generale, si parla di circuito equivalente di un dispositivo quando ho un circuito le cui equazioni risolutive coincidono con un modello matematico del dispositivo stesso. Perché è comodo? È comodo perché uno visivamente se lo ricorda, è facile fare i calcoli, è abbastanza, poi vedremo particolarizzare il sinusoidale, però è abbastanza. Ovviamente un circuito del genere è utile se e soltanto se sono in grado di determinare i parametri. Cioè se io in qualche modo ho una procedura che mi consente di andarmi a calcolare la R1, R1D, 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 e questo poi diciamo, vedremo la prossima lezione. Chiaramente questo circuito è stato ottenuto nell'ipotesi di poter ritenere lineare o quasi lineare la caratteristica magnetica di nudo del trasformatore, quindi poter individuare una elemento costante corrispondente al flusso. Questa ipotesi è abbastanza ragionevole nel momento in cui lavoro fino al ginocchio della caratteristica magnetica, quindi lontano dal tratto di saturazione spinta. Nel momento in cui dovessi avere valori di tensione che mi portano il flusso a valori tali da avere la saturazione del circuito magnetico, è evidente che questo circuito non va più bene, o quantomeno avrei una L con M che funzioni della corrente, perde la sua utilità.